Sono in Puglia, amici ludici, io ve l'ho promesso e lo porto avanti, la forza devastante, devastatrice di questo libro non può essere tutta caricata su un peso della mia schiena, ma va condivisa con gli amici, colleghi dell'internet, i content creators ludici italiani. Anzi, siccome sono puntate speciali, ne facciamo anche qualcuno di più, ancora peggio. Ah, ok. Quindi 4-5 ore adesso dovremmo vederli, ma come sempre non possiamo iniziare se non parte con... Non so chi ti succede. Comunque, per chi non conoscesse, siamo... Cioè, potete confermare, siamo realmente in Puglia, sì, territorio barese, come si può notare da questo tipico cartellone barese che c'è dietro, con gli amici in Cantadado. Ragazzi, se volete dire due parole solo su che fate... Allora, noi siamo lì in Cantadado, io sono Xander. Ivana. E noi diciamo sempre, good play, Daddy and Meeple, quindi per il nostro... modo di interazione, di iniziazione. Siamo un content creator, amici anche del nostro Tux, e abbiamo un canale dove parliamo del mondo del gioco da tavolo, di cose geek in genere, quindi, e ci prestiamo anche a queste cose strane. E io sono qua per cancellare la parola good dalla vostra introduzione. No? Dobbiamo cambiare? Oh, sì, c'è bad play. No, pugno, pegno e play. Pegno e play! Pegno e play! Okay. A breve le magliette su OnlyFans, no, su Alibaba, forse Alibaba. Costano meno. Va bene. Ma stiamo tergiversando, arriviamo alla sostanza, cioè il primo gioco di oggi, che è la scommessa. Io non so come siete qua, come scommettitori, come... Vediamo come scommettiamo. La sorte di chi partecipa a questo gioco... più che all'intuito è legata alla fortuna, la sorte, che questo già ci fa presupporre che qualcuno morirà alla fine di questo. Penso anch'io. Quindi, beh. Giacché non viene fornito nessun elemento atto a facilitarne la soluzione. C'è un gioco difficile e basta, non c'è aiuto. Non c'è... I giocatori si radunano attorno al dirigente del gioco. Era il capo. C'è il capogioco, ma qua c'è il dirigente. Stiamo alla Fiat, sì. Il quale precedentemente ha scritto su un foglietto una parola, mettendosi qua in tasca il biglietto. È un gioco di magia, di mentalismo. Facciamo un'ipotesi, la parola sia casa. Quindi ha scritto casa. Il capo si rivolge a turno a tutti i concorrenti dicendo: scommettiamo la mia casa, la mia auto, i miei denari, i miei gioielli, i miei vestiti, il mio apparecchio televisivo, che non sei capace di rispondermi. L'altro replica: scommettiamo. Che cos'è questo? Chiede il capo mostrando l'orologio o un qualsiasi altro oggetto. Il concorrente deve rispondere a piacere nominando una delle cose che il capo gioco ha nominato, e cioè casa, auto, denari, gioielli, vestiti, apparecchio televisivo, e rispondendo si affida alla buona sorte. Avete capito qualcosa? C'è la fortuna. Sì, ma quindi vuol dire che tutte queste cose che dico io di scommettere, in mezzo a quelle c'è la cosa che ho scritto. La fortuna. Sì, ma si fa con i numeri, cioè ti un numero da 1 al 10, ne ho scritto in un foglietto, devi indovinare qual è. Se hai indovinato oppure no, il capo però non glielo dice. In che senso? Non glielo dice. Perché deve fare la stessa domanda a tutti gli altri giocatori. Ah, ok. Alla fine del giro verrà mostrato ai concorrenti il famoso foglietto dal quale si potrà desumere chi ha detto la parola giusta e chi invece ha sbagliato. Tra il nostro gruppo di amici, chi non ha indovinato? Paga pegno! Io non volevo diventarsi un meme questa cosa, me ne pentivo amaramente. I giocatori si possono anche dividere in due squadre però, per fare un party game più di sostanza. Cioè, per dire, sono due gruppi per tentare di dare una risposta, ognuno dà una sua risposta. Ogni gruppo dà una sua risposta. Una sola. Sì, perché devono consultarsi per indovinare quella giusta. Ah. Senza avere indizi. Senza avere indizi, è molto difficile per questo. Cerchiamo di superare l'otto. Sì. È la stessa cosa. Vabbè,
questo è giusto l'aperitivo, per quello che si usa per mostrare agli amici un po' il mood di tutto ciò. Arriviamo a questo gioco che è stato anche consigliato nei commenti, che si chiama Eulalia Torricelli. Io pensavo a Torricelli fisico, ho detto sarà la figlia che ha portato avanti gli studi, comunque siamo in ambito scientifico. No, perché non ho un foglio in tasca con scritto Eulalia Torricelli, ma ho cercato su Google prima e mi dicono che Eulalia Torricelli è una canzone del 1946 composta da Gino Redi e Dino Olivieri su testo di Nisa, cantata la prima volta da Gigi Beccaria e poi altri come anche il Quartetto Cetra, per dire, o Claudio Villa, quindi anche gente di una certa levatura. E quindi chi cacchio è Eulalia Torricelli? È il nome della canzone. Mario Rossi. No, perché gli autori hanno messo tipo un disclaimer all'inizio della canzone su come si trattasse di un testo inventato, scusandosi se era un'omonimia. No, non volevamo parlare di una persona vera che si chiama Eulalia Torricelli. E quindi sarà un gioco sulla canzone Eulalia Torricelli? Che conosceremo solo Wikipedia e Tina Cecchini, probabilmente. Il direttore del gioco benda gli occhi al concorrente di turno, c'è sempre questa svolta un po' BDSM in questi giochi, poi fa spostare tutti gli altri in modo che si trovino in un luogo diverso da quello in cui li ha visti il concorrente prima di essere bendato. E uno dirà, cioè, senza leggere, lo scopo è ricordarsi dove stava prima. Cioè, io ero appoggiato alla TV, io al frigo, e adesso uno è dall'altra parte, uno è seduto a terra. E ora gli Torricelli quando arriva in tutto ciò. Il capogioco gli dice cantando: voi non la conoscete agli occhi belli? Chi? Domanda il concorrente, e gli altri dicono una parola ciascuno. Eulalia Torricelli da Forlì. Ognuno può anche cantare se vuole, ma deve cercare di contraffare la propria voce, già che il concorrente deve proprio indovinare il nome di chi ha pronunciato le quattro parole. E quindi non è che si mescolano, che prima è bendato, quindi deve semplicemente capire chi ha detto cosa. È lo schiaffo del soldato a parole. Sì, ma è facile di riconoscere uno dalla sua voce. Sì. Se lo conosci è facile, se non lo conosci non lo saprai mai chi è, perché non lo conosci. Ma qui dice, ma dice concorrente, non gli amici, vero? Ah, ok. Quindi magari non sai proprio chi sia lui. Ah, ok. Se i concorrenti sono parecchi, vengono divisi in gruppi di 4 persone e sottoposti un gruppo dopo l'altro alla prova. Se il concorrente indovina almeno la metà delle voci, può continuare a giocare. Altrimenti viene eliminato, virgola, e paga pegno! La cosa che mi dispiace, ma per voi, è che so che qualcuno da casa lo sta facendo anche assieme, cioè qua siamo proprio a livello il pubblico di Zelig, mamma mia. Comunque tutto c'è Eulalia Torricelli, qui non c'entra niente, cioè era un nome a caso che ha messo anche l'autrice per ha detto bene io prima allora. Sì. Mario Rossi. Da Vigeva, no? Cioè. Sì, oppure leggendario Torino Carino da Ascoli. Esatto. Comunque anche qua, grandi momenti di divertimento, abbiamo già capito cosa. Ilarità alle stelle. Veramente. O alle stalle. Sottoterra, penso. Ma arriviamo al terzo gioco di 5, dove l'autrice ci ricorda che non c'è, una volta di più, nessun riferimento ai regimi e a un certo militarismo spiccio. Sto parlando del gioco Obbedisco, sì, però fino a un certo punto, tipo non sono razzista, ma... Ah, ho capito! Non è colpa mia se tu stai qua, una cosa del genere. Ma intanto parte il pippone. È un gioco questo, sottilmente psicologico, che può vivamente interessare una compagnia se svolto con intelligenza e abilità, ma può anche annoiarla. Quindi occhio, perché se lo fate male ci facciamo due palle così tutti quanti. E poiché è molto di moda... Per l'epoca. Negli 80 tutti giocavano Obbedisco, sì, però è dell'AMD proprio. Vale la pena di tentare di illustrarlo, anche se in definitiva una spiegazione non è proprio molto facile, non ne parla! Cioè, sono 200 caratteri in cui sì, va bene, vorrei dire di questo gioco, però se lo fate male poi è un casino, fa schifo, però è famoso, però non so se sono bravo a dirlo.
quindi... No, sì, mi sto cagando addosso. Però... Il gruppo di partecipanti al gioco elegge un capo e di solito si rivolge alla persona più autorevole, intelligente e di buon gusto. Quindi nessuno. Il capo dà ai giocatori, uno alla volta, degli ordini la cui esecuzione deve essere immediata. Ah, per evitare che poi siano ordini... loschi. Ambigui. No. Per solito si finisce così. Piani che vengono toccati. Naturalmente si deve trattare sempre di cose assolutamente realizzabili, anche se assurde. In questo passatempo è un validissimo aiuto il telefono. Perché? Aspetta, non esistevano i cellulari. No, quindi il telefono, cioè la cintura. C'è il telefono con la cornetta. Con la cornetta ce l'abbiamo. Qualcuno cominciava a giocare anche i tasti, ma in che modo il telefono può essere aiuto? Ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo, ma non lo possiamo inquadrare. Poi faremo un pezzo dove il nostro Tux metterà un'immagine per farvi vedere un telefono antico. No, è anche una rubrica etnografica di mio deliberato. Sì. Il giocatore cui è stato dato l'incarico finge di accoglierlo con entusiasmo, almeno c'è un po' di autocritica, e si accinge a eseguirlo, però deve trovare dei pretesti e degli impedimenti validissimi per non attuarlo. Ce lo deve fare, però deve dire che non può. Non può. Ci devono essere da parte del capo gioco dei tentativi per sventare il desiderio evidente, anche se ben mascherato, di non portare a termine l'impresa. Ma il giocatore deve continuamente creare degli ostacoli. Il capo gioco tenta di demolirli e il concorrente ne crea degli altri. Come dicessi, ti puoi mettere quella bottiglia di Coca-Cola nel naso e tu mi dici no perché ho un po' di sinusite e poi mi fa male. E io, no, però dai, quello aiuta perché stappa. Sì, però poi mi esce tutto dall'orecchio. E questo è un gioco sottilmente psicologico che può diventare molto annoiante. Perché probabilmente vai avanti così fino alla fine. Però può essere anche ambiguo sto gioco. No, perché il capogioco deve essere persona di gusto, quindi... Facciamo ora qualche esempio, così almeno è più facile. Ok. Al giovane Andrea, notoriamente molto timido, viene dato l'incarico di accordarsi con un famoso pittore per un ritratto. Andrea cerca sulla guida del telefono, ecco che arriva il telefono, il numero che segna su un biglietto, quindi finge di mettersi in comunicazione col pittore. E nel falso colloquio emergono gli ostacoli che impediscono il compimento dell'incarico, tipo il pittore è andato in viaggio e tornerà l'anno prossimo, il pittore è carico di lavoro, il pittore è ammalato, eccetera. Cioè tipo al Dubai, entro nella gamba e fa oh, era occupato. Il capo gioco e gli altri assistono alla telefonata. Se il concorrente è stato molto abile, non c'è possibilità di contestargli che non ha fatto di tutto per ottenere ciò che chiedeva. Non deve trovare dei modi di... La bravura del giocatore consiste nel fare passare per vera una telefonata finta. Quindi il telefono serve comunque per questa sì, cosa. E devi alzare la cornetta. Forse, sì. Forse prima non si faceva segno così per... No, si faceva il telefono. Se uno non aveva il telefono in casa, non si poteva giocare. No, tutti quanti avevano un telefono. Mandava un fax. Non esisteva il fax, oppure era sì, radio. Per gli 80, sì, ci mettevi tipo 66 minuti per mandare no, ciao, okay. Tutto bene. Ma... Per questa telefonata finta arricchirà il suo discorso con frasi che non devono lasciare alcun dubbio in chi lo ascolta. Se la comitiva si trova al mare... Sì, se non c'è... se non c'è... Perché sono venuto in Puglia a fare questo gioco orribile? La cabina telefonica. L'ordine può essere quello di chiedere al proprietario di uno yacht di visitare il suo natante. Aspetta, cioè io devo andare a chiedere a uno dello yacht, mi fai salire che sulla ti fa salire col capogioco, ti fa salire. Ti e fa poi salire. Paga pegno, cioè ti dà un'ancorata in muso sì, e ti butta nel mare. Nei sensi si dice da noi. Il concorrente fa la sua ambasciata. E chiede effettivamente di poter fare ciò che gli è stato ordinato, ma deve indurre il proprietario a opporre o no una sua richiesta. C'è ancora peggio di... Scusi signore, sto facendo un gioco scemo, mi potrebbe trasferire sul suo yacht, però io devo darle delle scuse per cui lei non lo dovrebbe fare.
Ma va fa. Cioè, credo che se non ha questa abilità, viene invece gentilmente invitato a salire sullo yacht con tutti i suoi amici e in quel caso avete vinto e non paga pegno nessuno. È evidente che ha fallito l'impresa. Anche se tutto sommato la compagnia ci guadagna uno svago del tutto imprevisto. Comunque siamo saliti su uno yacht, questa è la morale di questa giornata. No, ma alla fine cosa, di tutto. Ma la cosa principale è trovare una persona che ha uno yacht. Comunque ha portato tutti i suoi amici a salire sullo yacht, a divertirsi in allegria, non so bene come là. Però lui facendo così ha perso e quindi pagherà premio. Non penso che... vabbè. Lasciamo stare. Penultimo gioco di questa sera in allegria in compagnia, come si vede il divertimento che detona, con il gioco, questo è bello fatto con una coppia, posso dirlo, ed è l'amor che mi fa fare. Prima cosa, prima di qualsiasi descrizione, prima di qualsiasi spiegazione, occorre procurarsi un cuscinetto a sfera, adesso capire. Ha un piccolo cuscino. Cioè cuscinetto. Sì. Un cuscinetto oppure un fazzoletto annodato. Ma cuscinetto. Ok, ci abbiamo un cuscinetto. Il capogioco dispone in circolo molto allargato, una piazza, tutti i concorrenti e si mette nel mezzo. Quindi lancia il cuscino a uno di loro, dicendo: "Ah, l'amor che mi fa fare, iare." Il giocatore afferra il cuscino dicendo un verbo che termina in "are", tipo mangiare. Poi lo butta un altro e fa mangiare, ah, l'amor che mi fa fare. Il secondo concorrente a sua volta deve dire un altro verbo in "are" e lanciare il cuscino a un terzo, volare dal balcone. Ah, l'amor che mi fa fare. E così tutti i giocatori che si trovano in mano al cuscino devono immediatamente dire un verbo in "are": saltare, giocare, andare, camminare, parlare, guardare, baciare. Lettera d'estamento. Posso dire un altro? Cioè, cagare. Il concorrente, che non ha però la parola pronta, butta il cuscino al capogioco. Ah. Oh, che lo rilancia un'altra persona e dice: "Ah, l'amor che mi fa fare, i nere." Andiamo avanti con la benedizione. Ah. Il giro ricomincia con il binere: vedere, tenere, bere, Dio santo. credere, ridere, piangere, cedere, dipingere, uccidere, gemere, uccidere. Cioè, l'amor che mi fa fare, ammazzare, gente. Non credo, cioè a meno che non sei un serial killer psicopatico che dice ho ucciso 18 persone con una coltellata, però l'ho fatto per amore, quindi tutto a posto. Stessa cosa che diceva il certo ascoltatore. Sì. Non sono stato io e l'ho fatto per amore. L'ho fatto per amore, quindi era giusto. Gemere, ok. Allora manda il cuscino al capogioco che ricomincia a girare, indovinate con cosa? Ire. Non ci sono per gli esempi in "ire" perché non lo sapevo. Finire, dire. Dire, poltrire. Finire. A mano che una persona rimane senza parola. Esce dal gioco in modo che i concorrenti si trovano a essere in numero sempre più stretto. Il gioco si fa serrato e appassionante. E finisce quando rimane un solo concorrente che è quello che ha vinto. Basta. Questo è il game. Poi elimination. Sì. Cosiddetta play, non paghi neanche pegno, quindi eliminato, basta, te ne vai. L'amore vi fa fare questi giochi idioti. Ma arriviamo all'ultimo gioco di oggi, che è "Che tempo fa Madama Zazà?" E non vorrei tornare agli antichi fasti di signorina Fifi che fa così. Io sapevo come fa Zazà. Anche se lo fa Zazà. Ma qua probabilmente l'autrice, l'unica canzone che conosce, è Eulalia Torricelli. "Che tempo fa Zazà?" Madama... inizio narrativo proprio a questo. Madama Zazà, che è un personaggio storico, ovviamente vissuto, è uscita di casa senza badare al cielo minaccioso e dopo mezz'ora si trova in mezzo a un uragano senza l'ombrello. A che serve l'uragano durante l'ombrello? Cioè, l'ombrello. Non è una pioggia o un temporale. L'uragano. Le twisters, No, c'è anche Sharknado. Sì. No, anche è ancora peggio. Ma una quantità di persone ma una quantità di persone vogliono aiutarla. Che hanno un ombrello ma non sanno usare l'italiano. Perché lei sappia indovinare il nome dei suoi soccorritori.
Aiuto, sto morendo affogata, come mi chiamo? Say my name. Il capo al gioco decide chi deve fare Madama Zazà. Parentesi, che leggo, non è una roba mia, spero. E naturalmente può essere anche un uomo. Quindi è Madama Zazà. Gender fluid qua, ragazzi. Già dall'epoca. Già dall'epoca, già nel 80 di potenza. Poi manda il concorrente in un'altra camera. A tutti gli altri assegna un compito. Giovanni offre un ombrello, Patrizia l'impermeabile, Mauro un paio di soprascarpe, Antonio un passaggio in macchina, Giorgio un caffè in un bar in attesa che spiova, Mariolina il riparo in un portone, e così via. Presi gli accordi, Madama Zazà viene richiamata e il capo gioco le si rivolge. Che tempo fa, Madama Zazà? Piove, e se nessuno mi aiuta, tornerò a casa bagnata come un pulcino. Indovina chi ti vuole aiutare e sarai salva. Chi è che ti vuole prestare un ombrello? Giovanni. Poiché Madama Zazà ha indovinato, l'ombrello esce dalla fila e si mette da una parte. C'è il gioco di prima delle parole col foglietto, però con la gente. Sì, perché tu devi indovinare, perché... Quindi non c'è più fantasia. A meno che non c'ha... Sì, ma siamo qua, non sa già che fare. Io come faccio a sopravvivere a tutto questo carisma? Chi ti offre un paio di sovrascarpe? Giorgio. Questa volta Madama Zazà ha sbagliato. È colui che avrebbe offerto le sovrascarpe. Cioè non lo esce dalla fila, ma si mette da un'altra parte. Alla fine del gioco si farà il conto. Se ci sono più errori che nomi indovinati, allora Madama Zazà... Sai che mi ricorda questo gioco? Quello di Rai 1... Quello che tu devi indovinare i mestieri tramite le cose. Un po' sì, solo che invece devi capire dalle che mani. Tu sei, dalle mani, cosa. Adesso non mi viene il nome, però perché non seguo tanto. Tipo gli insoliti sospetti. Sì, queste cose qua. Perché se indovini la persona va da una parte, se non indovini va su un'altra cosa. Somiglia, poi se ti sono ispirati. Questa cosa non mi stupirei più di questa cosa orrenda. Comunque, io pongo il sacro... segna libro all'interno di questa cosa, credo che avete visto da vicino, non so come potete quantificare, qualificare questa esperienza vista dal di dentro. È molto emozionante, molto ti prende molto, come ti devo dire, ti lascia un segno, quello del pegno. Comunque, i prossimi giochi, non so se saranno di nuovo 3, 4, 5, quindi comunque i primi tre saranno. È arrivato un bastimento carico di... Bellissimo! Che però quello è famoso. È famoso. Cioè, questo almeno non l'ha dovuto inventare. Parte un aereo per... Che è il DLC. È il cugino, sì. E poi... un gioco che spero di non fare con colleghi o con altri, che si chiama La bottiglia dispettosa. No, non voglio sapere che voglio essere dispettosa. Ci ho detto, chiudo il libro, faccio un saluto ai presenti e credo ci vediamo al prossimo giovedì con almeno queste tre altre raccate e altre che ci saranno. Tux, Incantadados, da quel di Berry è tutto. Grazie a tutti. Però anche qua, però, la città di mare poteva starci un bastimento carico di pegni.